Ciao! In questo breve tutorial vi racconteremo il sistema di navigazione che abbiamo sviluppato per il sito Mlol e l'app di lettura Mlol eBook Reader, disponibile per computer, smartphone e tablet. Su Mlol gli eBook sono disponibili con due diversi tipi di protezione, Read UMLCP e DRM Adobe. Questa doppia modalità di prestito si rende necessaria poiché molti reader, tra cui il Kobo, che è diffusissimo, ancora non supportano Read UMLCP, anche se speriamo che lo facciano presto. Per questa ragione, quando accederete al prestito di un ebook, vi daremo la possibilità di scegliere in base al dispositivo che utilizzate. Se leggete su computer, smartphone o tablet, vi daremo subito l'ebook protetto con Read UMLCP e potrete aprirlo e leggerlo con la nostra app Mlol eBook Reader. Se invece leggete sui reader, dovrete dirci su quale. Quindi, se indicate il Kobo, vi daremo il file protetto con DRM Adobe e potrete procedere come sempre. Se indicate il Tolino, invece, avrete il file protetto con LCP. Ma cominciamo dall'inizio. Ci troviamo qui nella sezione Explorer del portale della vostra biblioteca. Come potete vedere, le biblioteche del Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano vi mettono a disposizione un catalogo di decine di migliaia di ebook. Si tratta di ebook protetti che possono essere presi a prestito per 14 giorni sui vostri dispositivi, dopodiché scadono e per continuare a leggerli dovrete effettuare un nuovo prestito. Ma facciamo tutto il giro, vado al sito sbnem.medialibrary.it ed effettuo l'accesso a Mlol con le stesse credenziali che utilizzo per accedere al sito www.biblioclick.it. Su Mlol potete effettuare una ricerca per parola chiave, se essa titolo, autore o editore, o applicando uno dei filtri laterali per argomento, data di arrivo sul sito, editore o altro ancora. Partiamo dal primo caso, cercando Fenoglio. Se utilizzate un computer e non volete leggere su un Kobo, procedete così. Nella scheda dell'ebook, dopo aver cliccato su Prendi in prestito, selezionate la voce Computer, Smartphone e Tablet e cliccate su Prosegui. Selezionate, se possibile, il formato EPUB o PDF e cliccate su Scarica. Vi verrà fornito un file LCPL, cioè l'ebook protetto con Read UMLCP, che potrà essere letto su computer, smartphone, tablet e i reader compatibili. Nella sezione Aiuto Mlol eBook Reader, scaricate e installate la versione che vi serve della nostra applicazione Mlol eBook Reader. Potrete usarla per leggere gli ebook protetti con Read UMLCP. Questi ebook potranno poi essere letti anche con i reader Tolino e Saibook, trascinando il file scaricato dal computer al lettore. Mlol eBook Reader è compatibile con dispositivi fissi e mobili che abbiano almeno Windows 10, macOS 10.11, Ubuntu Linux 20.04, Android 5.0 e iOS 13. Dopo aver installato l'applicazione, clicco sul file che ho scaricato e se vi viene richiesta una passphrase per aprirlo, la trovate alla voce I miei dati dell'account Mlol. Mediamente questo però non succederà. Perché? Perché in realtà sia su desktop che su mobile potete fare tutto direttamente dall'app Mlol eBook Reader. Nella sezione Impostazioni ci si logga con le stesse credenziali che si usano sul sito Mlol, nel vostro caso quelle fornite dal sistema bibliotecario Nord-Est Milano. Nella sezione Catalogo potete cercare l'ebook che volete. Nella sezione Cloud della libreria troverete tutti gli ebook che avete in prestito in questo momento. Nel mio caso, una questione privata. Quando io clicco sulla copertina di un ebook che trovo nel cloud e clicco su Scarica, non ho bisogno di inserire alcuna passphrase. Nell'app sono già disponibili diverse funzionalità di base, i segnalibri su tutte le versioni, o la ricerca testuale, o il read aloud, nella versione per computer che stiamo usando adesso. Per ascoltare un ebook che avete scaricato sul vostro computer, potrete semplicemente cliccare sull'icona dell'altoparlante in cima alla pagina, questa. Una sintesi vocale leggerà l'ebook per voi. Introduzione. Più passa il tempo, più una questione privata di Beppe Fenoglio si carica di significati. Potrete anche scegliere la velocità di lettura che preferite e usare altri controlli per fermare, far avanzare o riavvolgere la riproduzione. È solo il primo passo verso la piena accessibilità della nostra applicazione Mlol eBook Reader. Aggiungiamo solo che, come per ogni applicazione di lettura che si rispetti, sono disponibili controlli
per modificare il tema, il font, la modalità di visualizzazione e la spaziatura. Per leggere su Kobo, dopo aver cliccato come sempre su Prendi in prestito nella scheda dell'ebook, selezionate la voce e-reader compatibile solo con DRM Adobe e seguite questi passaggi. Cliccate su Prosegui, create un ID Adobe, l'account che vi servirà per leggere l'ebook protetto, scaricate il programma Adobe Digital Editions nella versione che vi serve, lo aprite, autorizzate Adobe Digital Editions con il vostro ID Adobe, aprite il programma, cliccate sulla voce di menu Aiuto e su Autorizza Computer. Per autorizzarlo inserite qui la mail e la password dell'account Adobe che avete appena creato. Tornate su Mlol, cliccate su Scarica e vedete che in questo caso non avete scaricato un file LCPL, ma un file ACSM, cioè un file protetto con DRM Adobe. A questo punto cliccate sul file e lo aprite con Adobe Digital Editions. Per trasferire l'ebook sul vostro Kobo, collegate l'e-reader al computer e un'icona del Kobo comparirà qui, in Adobe Digital Editions. Prendete l'ebook e lo trascinate fino all'icona del Kobo. Quando lo scollegherete dal computer, troverete l'ebook nel vostro e-reader. Qualche promemoria per chiudere. Per accedere a Mlol occorre essere iscritti a una biblioteca del sistema bibliotecario Nord-Est Milano, perché le credenziali sono le stesse che utilizzate per accedere a www.biblioclick.it. Se non siete ancora iscritti, potete farlo anche online su Biblioclick, cliccate in alto a destra su Accedi e poi compilate l'apposito form per chi non è ancora registrato. Per richieste di aiuto potete rivolgervi alla biblioteca e al servizio Chiedilo a noi. Infine, e rieccomi, in caso di problemi tecnici nell'utilizzo delle risorse, scrivete al nostro help desk che è aperto dal lunedì al venerdì all'indirizzo info@medialibrary.it. Vi aspettiamo!